Avvicevano qui abbiamo anche Franco Oppini, un nome che non ha bisogno di presentazioni. Come vedi questi nuovi talenti? Guarda, è sempre importante avere un palcoscenico su cui esibirsi. Cioè, quando tu non trovi uno spazio in cui sfogare la tua possibilità di essere un artista, è molto frustrante. Per cui qualsiasi iniziativa di questo tipo, tra l'altro fatta molto professionalmente come in questo caso, con una bella ripresa, con una bella situazione, un bel teatro, la gente, eccetera, eccetera, è importante, è basilare. Perché sai, tanti anni fa c'era più possibilità di lavorare in tanti locali, in tanti posti, adesso un po' la crisi ha ridotto queste possibilità, quindi se non ci sono queste situazioni che aiutano i giovani, veramente non sanno dove sbattere la testa, quindi ben vengano e sono importantissimi. La crisi e poi anche forse un clima, diciamo comunque in generale, più negativo forse verso l'arte, verso la cultura, anche verso la comicità, giusto? Beh, sai, finché c'è un ex ministro che ha detto che con la cultura non si mangia, per forza questo è il clima. Però, come mi disse una volta Giorgio Albertazzi, un grande, mi disse, ricordati che il teatro e l'arte sono sempre morte ma non muoiono mai. Quindi, perché dentro di noi cantare, esibirsi, essere degli artisti è una cosa talmente insita, talmente dentro l'animo degli esseri umani che non potrà mai essere soffocata. Ci hanno provato in tanti secoli, in tanti regimi, ma viene sempre fuori, quindi è inutile che dicano queste cose perché non moriremo mai. E il futuro di Franco Oppini come lo vede? I progetti? I sogni? Beh, sai, adesso siccome sono uno che appena ha cominciato la carriera, allora il futuro è tanto teatro come faccio ormai da tanti anni. E se è il caso anche qualche fiction magari in cui cerco, se posso, di trovare dei ruoli interessanti così e poi di stare ancora di più, perché a un certo punto nella vita uno dice ho lavorato tanto, sono stato tanto in giro, mi piace veramente il fatto di frequentare i giovani, dare una mano, di dare quello che posso come esperienza, soprattutto come consigli. Infatti molto spesso vado fare degli stage nelle scuole, nei corsi, vado a trovare i giovani, perché mi piace veramente poter dare anche un filo di speranza, perché in questa situazione sembra che sia tutto impossibile. Invece magari una parola di uno che qualche anno di questo mestiere l'ha fatto può essere molto utile, quindi mi piace molto.